Continuano oggi e domani e per la durata delle festività natalizie i tamponi effettuati dal personale dell'ASP di Agrigento in zona caos. Contrada Pirandello, la struttura funzionerà a pieno regime con diversi box che fanno i tamponi, in particolare a coloro che provengono da fuori regione e che necessariamente sono costretti a farlo secondo le ultime disposizioni di legge. La stessa zona, in altro luogo un po' più distante da dove sono ubicati i gazebo per i tamponi, sarà usata il prossimo 27 dicembre per effettuare i vaccini. L'ASP, in collaborazione con il comune di Agrigento, sta predisponendo l'area. In atto si stanno effettuando le pulizie dei luoghi e quanto prima si predisporranno altre strutture necessarie per l'effettuazione delle vaccinazioni, secondo un calendario e un ordine già stabilito dal Ministero della Sanità e dall'assessorato regionale competente. Intanto continua il lavoro dei volontari, delle organizzazioni preposte che stanno offrendo una valida collaborazione ai medici dell'ASP per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. Stiamo garantendo che il servizio si svolga regolarmente per non... e facciamo fare solo il tampone, ci hanno richiesto solo il tampone le persone che vengono dall'esterno, cioè fuori regione. Se poi c'è qualcuno che si sente male, lo facciamo fare regolarmente. Quindi uno di Agrigento non può venire a No, farlo. neanche di Porto Empedocle, Se dico solo Agrigento se... per Sì, dire no, per dire per della provincia di limitare. Agrigento, sì. Ah, ho Solo capito. che se hanno dei sintomi, hanno fatto Sì. amicizia con qualche amico che hanno avuto il tampone, vengono qua e qua glielo fanno Quindi se fare. uno ha dei sintomi lo può Lo può fare. fare, Ah, sì, ho capito. questo sì. Liberamente no. No, no, Liberamente. liberamente no, perché sennò qua diventa Ho un po' capito. Quindi particolare. questa è tutta gente che viene da fuori. Almeno così dichiarano, Ho capito. poi così. Quindi poi so che in questi Tutti i giorni c'è giorni, stato tutti i giorni. particolarmente traffico. Sì, tutti i giorni c'è stato tanto traffico, ora un po' lentino perché è un po' festivo, qualcuno ha paura pure a uscire. E ci sono quelli che fanno i 5 giorni di astinenza e poi vengono di nuovo a Il ricontrollarsi. doppio tampone. Sì, il doppio tampone. C'è una grande affluenza e dalle 8 di stamattina che abbiamo iniziato a fare i tamponi. Si tratta per lo più di persone che rientrano da fuori, quindi che vengono qui o per il primo tampone o la maggior parte per il secondo perché l'hanno già eseguito in aeroporto il primo. E quindi niente, ci sono tre postazioni, i numeri sono notevoli. Penso che avremo già superato almeno i 60-70. Qualche anticipazione in generale così sugli esiti che avete raccolto? Ma per la maggior parte sono stati negativi, al momento per fortuna sono tutti negativi, avremo comunque tutta la mattinata a disposizione, vedremo, ci auguriamo che continui così. Anche a Natale mi hanno detto che lavorerete. Eh sì, ci saranno dei miei colleghi perché facciamo dei turni. Quindi non ci si ferma mai, e tutto sta comunque anche al senso di responsabilità dei cittadini, però devo dire che al momento sono ritornati tutti per fare anche il secondo tampone. Possiamo vedere che praticamente ci sono, così, ci sono praticamente un sacco di persone che hanno accolto questo invito, specialmente quelle che vengono da fuori, e che effettivamente è una cosa importante per evitare appunto ulteriore diffusione della pandemia. Del coronavirus che purtroppo non conosce né feste né soste e quindi dobbiamo operare in questo senso appunto per salvaguardare anche l'incolumità di noi tutti e quindi ecco il nostro impegno diciamo continuo anche nei giorni festivi, quindi diamo questo contributo. L'opera continuerà perché tra qualche giorno Sì, saranno in questa zona, ecco, ci sono delle novità, ci ce le saranno. anticipa? Sì, praticamente perché abbiamo avuto un contatto l'altro ieri con il sindaco e l'assessore e dovranno a quanto pare organizzare l'installazione degli stand per iniziare le vaccinazioni e quindi praticamente si partirà fortunatamente diciamo, in questo senso. E aspettiamo adesso che ci stanno organizzando le maestranze per cominciare a sistemare questi gazebo.
in modo tale che ci sia la fase dei tamponi e poi la fase praticamente delle vaccinazioni. Quindi saremo qui indipendentemente se sia Natale, se sia il Capodanno o l'Epifania, ma staremo qui per dare proprio il contributo alla collettività. E voi venite da dove? State facendo il tampone? Il secondo tampone, veniamo da Parma. Da Parma. Quindi dovete per forza fare il tampone? Certo, il secondo questo è. Il primo come è? Bene. Ora siamo qua per il secondo, poi stiamo un po' a casa e poi andiamo di nuovo. Un giro è.